Roberto Weitz nasce a Milano nel 1930. Ha una sorella, Clara, nata nel 1934. Il padre, Arpad, è ungherese. Arriva a Bologna nel 1935, allena la squadra di calcio locale con la quale vince diversi titoli calcistici, portando la squadra ai massimi livelli mai raggiunti. La famiglia Weitz abita in via Luigi Valeriani, dato che il padre vuole essere vicino al lavoro e avere un contatto diretto con i tifosi. Roberto frequenta la scuola primaria Luigi Bombicci nell'attuale via Filippo Turati, dove conosce Giovanni Savigni, suo amico che per caso fortuito è anche suo vicino di casa. L'infanzia di Roberto trascorre serenamente fino al 1938. In quest'anno, infatti, con l'emanazione delle leggi razziali, la vita della famiglia è segnata in modo radicale. Per tentare di sfuggire ai rastrellamenti praticati sempre più spesso dai fascisti, ha inizio il loro esodo per evitare la cattura. Si rifugiano in primo luogo in piena città di Bologna, ormai divenuta tetra, cupa e inospitale. In seguito si rifugiano nei Paesi Bassi, a Dordrecht, dove vivono fino al 1942. L'occupazione tedesca dell'Olanda, avvenuta il 15 maggio 1940, comporta l'estensione delle leggi razziali, pertanto le famiglie ebree, comprese la famiglia Weitz, vengono catturate e deportate. Roberto e la sua famiglia vengono in primo luogo portati nel campo di transito di Westerbork e dopo breve tempo spediti ad Auschwitz. In seguito, Elena, Clara e Roberto vengono uccisi nelle camere a gas, mentre Arpad resisterà fino all'inizio del 1944.